Dopo mesi di attesa è stato presentato il nuovo direttivo provinciale di Forza Italia. Alla presentazione a Palazzo Ducale c'erano il commissario provinciale Maurizio Marchetti, il vice coordinatore regionale Massimo Mallegni e il responsabile dei senior del partito Alfredo Donati. In Toscana quello lucchese è stato l'ultimo direttivo ad essere rinnovato e questa attesa è stata fonte di discussioni, ma Marchetti ha detto che questo non ha impedito il proseguire delle attività del partito. Il sindaco di Altopascio ha anche anticipato quale sarà il primo provvedimento che sarà preso dal nuovo organismo. Il primo atto del nuovo direttivo sarà quello, ecco, legato a una riunione subito immediata a questa nomina, quello di andare a commissariare tutti i vari coordinamenti comunali che poi verranno ecco, rinominati immediatamente. Ma vediamo quali sono i componenti del nuovo direttivo. Tra gli altri spicca a Viareggio la presenza di Rodolfo Salemi, a cui Marchetti aveva revocato l'incarico di rappresentante dei giovani del partito. Nel direttivo provinciale sono entrati per il comune di Lucca Riccardo Isola, Graziano Bruciati, Roberto Lotti, Alessandro Tondo, Gianluca Ghiglioni, Alfredo Donati e Marco Martinelli. Per Viareggio Roberto Bucciarelli, Marco Dondolini, Fiorella Tozzi e Rodolfo Salemi. Per Capannori Matteo Scannerini, Anthony Masini ed Elisabetta Triggiani. Per Camaiore Simone Frugoni, Davide Marcucci, Dario Andreini. Per Massarosa Fabio Francesconi e Sisto Dati. Per Pietrasanta Adamo Bernardi e Francesca Bresciani. Per Altopascio Francesco Fagni ed Elena Silvano. Gli altri componenti sono Maria Rosa Polacci, Roberto Landi, Simone Rossi, Riccardo Paglini, Alfredo Rugani, Cristina Benedetti, Fabrizio Giovannini, Mirna Pellinacci e Guido Santini. Marchetti, nel corso della conferenza stampa, ha anche annunciato il nome del nuovo coordinatore dei giovani del partito, il capannorese Matteo Scannerini. Per tutta risposta, poche ore dopo è arrivata la notizia delle dimissioni in blocco del direttivo provinciale dei giovani di Forza Italia, che hanno accusato Marchetti di non aver seguito un percorso condiviso per questa nomina, come invece era stato promesso. Niente di personale contro Scannerini, si legge in un comunicato del direttivo, ma non accettiamo imposizioni dall'alto.